Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare del negozio della Wycon, scritto così. Ho scritto così. Diciamo, lo scrivono in vari modi. Sinceramente sto ancora cercando io di capire come cacchio è scritto. E vabbè. Allora, questo è un negozio che è appena aperto in Corso Vittorio Emanuele. Mi diceva la commessa che prima c'era un negozio di orologi. Infatti una volta sono andata che cercavo questo negozio di orologi che mi volevo comprare uno degli orologi dell'ultima linea hip hop. Niente, non l'ho trovato perché il negozio era chiuso. E vabbè, uno dei pochi che avesse quella linea. E vabbè, allora ho voluto provare la Wycon perché altre ragazze che seguo in rete ne parlano bene. Ho comprato un po' di roba della collezione permanente di varie collezioni, ho preso anche roba in offerta, adesso non mi ricordo proprio i prezzi, però vi dico che un po' di cose mi sono piaciute. Ho preso 7 smalti, ho preso questo, vedete le sfumature, sembra il Peridot di Chanel ed è il numero 248, e questo qua, se non mi sbaglio, costava intorno o 2,90 o 4,90. Con Chanel il Peridot mica ve l'ho comprata a quel prezzo là. E questo è il risultato, però non è proprio il vero Peridot, si vede. Questo è il risultato con una sola passata ed è effettivamente un po' trasparente. Adesso facciamo la seconda passata. La seconda passata è già molto meglio, però pure risulta un pochino trasparente sulle punte. La bellezza comunque di questi smalti qua è che si asciugano veramente velocemente. Quindi io, se fossi in voi, le gocce asciugasmalto non le userei, perché non servono. Almeno su di me asciugano molto velocemente. Questa è la terza passata. Come vedete, con la terza passata il colore è ottimo, quindi per questo colore qua, che è il 248, 3 passate. Poi ho preso vari tipi di smalti della linea Essential Element, ho preso lo 05 latte menta. E il risultato è questo qua. Come vedete è un pochino trasparente. E facciamo una seconda passata. E questo è il risultato della seconda passata, e con questo due passate vanno benissimo. Poi, sempre della linea Essential Element, ho preso lo 01 azzurro glaciale, che è questo colore qua. Questo qua è anche lui un pochino trasparente, però rispetto a questo è meno trasparente, quindi già di partenza la prima passata è meglio, anzi forse è una prima passata migliore rispetto a tutti gli altri prodotti.
questa è la seconda passata, che come vedete è molto meglio. La seconda passata è perfetta. Allora, adesso veniamo, diciamo, in linea permanente ci sono vari smalti. Io ho preso questo, vedete, con tutte le pagliuzzette, Sugar Effect, il numero è l'800, e il risultato è questo. Come vedete, già è un buon risultato. È un azzurro, diciamo, con tutte le pagliuzze, ma mi piace un sacco questo colore. Il risultato è buono, però io farò una seconda passata. Con la seconda passata il risultato è migliore. Perché? Perché si vede più l'azzurro. Se no, diciamo, l'azzurro è un po' fiacco, quindi fate la seconda passata per questo colore. Poi ho preso questo bel verdone e l'834. Non fate caso alla sbeccatura qua, perché sono andata a sbattere con la mano cercando di prendere l'altro smalto che vi presenterò dopo. Comunque, questo è un po' trasparente. Allora, la differenza di questo Sugar Effect con l'altro che vi ho mostrato prima è che questo, diciamo, lascia più colori su una parte dell'unghia e meno su un'altra. Questo lo devo dire. Perché? Perché, diciamo, fa di più l'effetto sugar, così come lo fa, così come lo hanno fatto altre marche. Però questo qua verde, diciamo, ha un po' questo difettino. La seconda passata è questa qua, e sinceramente così è molto meglio, come vedete è più uniforme. Poi, questo è l'ultimo smalto, sempre Sugar Effect, perché mi sono piaciuti di questi colori, ed è l'807. Io in totale, prendendo tutta la roba che vi farò vedere adesso della Wycon, ho speso 58 euro. E vi devo ancora far vedere altre robe. Allora, questo 807 della Wycon, sempre Sugar Effect, il risultato è questo qua, e come vedete anche lui è un po' trasparente. Adesso facciamo la seconda passata. E questa è la seconda passata ed è perfetta. E adesso passiamo ad altra roba della Wycon. Ho preso a 9,90 questo pennello viso, questo qua, che non ce l'avevo. Questo qua dice che permette di modulare le polveri, far degli illuminanti sulle linee convesse del viso, quindi questo qua si potrebbe usare per fare contouring, perché sto diciamo, sto avendo la mania per fare il contouring, basta che alla fine me lo riesco a fare bene. E vabbè. Poi ho preso, perché non ce l'avevo,
per non sbavare rossetti eccetera, la matita, questa qua, matita labbra contorno perfetto, che è la matita trasparente. Infatti non la vedete, per non far sbavare i rossetti. Non ce l'avevo, l'ho presa, se non mi sbaglio l'ho pagata €4,90, però vi dico i prezzi, non me li ricordo per bene. Poi ho preso questo XXL pencil e shadow, il colore si chiama 08 Even, non si riesce a vedere, il problema è che non riesco ad aprire la plastica, quindi non riesco neanche a far vedere il colore, però il colore è questo, un bel azzurro brillante, quindi a chi piace l'azzurro blu come me va benissimo. Poi illuminante face stick highlighter touch up, ho preso il 101. Il numero lo trovate anche scritto qui sotto. Togliete il tappino qui, girate ed esce il colore. E questo è il risultato. Questo volendo lo potete usare pure per fare il contouring, volendo. Anche se è brillante, a seconda di come voi lo volete fare. Io sinceramente lo voglio usare, diciamo, per l'arcata sopraccigliare, gli zigomi e altre cose. Quindi non per il contouring, però volendo qualcuno lo potrebbe usare anche per quello. A seconda del risultato che volete avere. Poi ho preso Intense Waterproof Eyeliner, ho preso lo 01 l'oro, questo fa parte di una collezione limitata, quindi me l'hanno detto uno lo prende adesso, poi dopo non si trovano più a fine agosto, quindi ciao. Allora, questo è un eyeliner waterproof, ho preso questo qua, è un oro pallido, come vedete. Io però oltre ad eyeliner ho intenzione di usarlo soprattutto come ombretto. Poi ho preso un altro colore, però Dusty Cushion, ombretto metallico, ho preso lo 03 bronzo perlato. Allora, questo ombretto, il colore mi piace, però mi fa schifo sto difetto qua, vedete che si è già staccato, e io l'ho preso sabato. Si è già staccato, zac, non cade, però è molto, ma molto, cioè fa schifo, diciamo che fa schifo. E questo è il colore, è un bellissimo colore, però dai cacchio, già si stacca di qua, vuol dire che il prodotto fa schifo. Poi, ultima cosa, e questa è una delle cose che mi piacciono di più, ho preso questa palette e-color, della linea e-color, ho preso, vediamo un po',
ecco, c'è scritto qua la 03. Allora, di questa palette mi piace un sacco la confezione. Non è olografica, però mi piace la confezione. Si apre di qua, se riesco a farvelo vedere. Non ci sono pennelli, però mi piace l'ampiezza dello specchio. E questi sono i colori. E questi sono i colori, secondo me sono veramente dei bei colori.